Bambine belle, torna carnevale, cantate tutti. Il carnevale a Savona è nato proprio per rilanciare la città. Usciva da un periodo di guerra devastante, erano cadute 250 bombe su Savona e all'epoca vi erano stati più di 1200 licenziamenti. La città era depressa e il carnevale era nato come una vera e propria sfida per far rinascere la città e farla conoscere in tutta Italia, con un lancio assoluto, a livello anche internazionale. La radio di Lugano era venuta in più occasioni per riprendere il Carnevale di Savona e si parla di più di 50.000 persone intervenute proprio in questi carnevali. Venivano organizzati dei treni speciali per portare le persone, la gente che veniva a vederlo, dal Piemonte, dalla Lombardia e a volte anche dall'estero e dalla Francia. Il carnevale si è svolto dal 53 fino al 58, con una pausa soltanto nel 1957 per una serie di problemi sia economici sia legati alla, diciamo, alla storia internazionale, al blocco di Suez e poi alla guerra d'Ungheria, che aveva fatto sì che vi fosse un clima, diciamo, contrario all'allegria del carnevale stesso. I carri erano molto grandi, erano all'incirca di 7 metri per 5 di larghezza e 7 metri anche nell'altezza, tutti fatti in cartapesta dipinta, erano stati costruiti inizialmente da dei maestri costruttori viareggini che erano stati chiamati appositamente per la costruzione dei carri. L'arte l'aveva poi appresa Contri, un noto pittore locale che all'epoca lavorava all'Ilva. Tra i carri vi erano anche tutta una serie di figuranti. E soprattutto la particolarità assoluta del Carnevale di Savona furono le bande folcloristiche, le bande musicali. I carri venivano fatti appositamente per poter ospitare fino anche a 100 elementi. La tradizione del carnevale savonese si andò poi perdendo, soprattutto per problemi a carattere economico. Gli inventori del carnevale, fra i quali poi bisogna anche ricordare artisti, diciamo, di fama comunque nazionale e internazionale, quali Bevilacqua, Farfa e Acquaviva, e proprio per, diciamo, questo spirito di notevole interesse verso, come dire, un rilancio vitale della città, un rilancio proprio di pancia, potremmo dire, non si curarono forse eccessivamente di dare una base solida da un punto di vista economico e il comune e l'amministrazione in generale non ritenne all'epoca poi così forse interessante di elargire benefici a favore di far continuare questa tradizione che quindi sostanzialmente per questi motivi andò perdendosi.